film, 14-15 marzo, Erba. Gemeucci, un workshop, stampanti 3D. Guarda un po', eh. Certo. Sono oggetti che possono essere stampati in 3D. Approfitto lo spionaggio. Sono 140. Sono 159. Non è pubblicato. Sicuro? Eh? È troppo schifoso, quindi non fa, non c'è un problema. No, non per quello. Quasi. Io faccio il libro. Ah. Allora, se viene a vedere il museo Bellano. No, ma comunque sono schifoso. Ah, ho capito. Anche il libro, ma vendiamo anche le... Con Arduino, no? C'è Arduino, c'è Raspberry, questo è il libro per Raspberry. Ah, ho capito, La differenza cos'è? Cioè... La differenza è che uno è un controllo, è un controllore di ingressi e uscite, l'altro è un mini computer con anche la possibilità di fare controlli ingressi e uscite, ma di fatto è un mini computer che funziona con un'interfaccia come un computer reale. Non sono LED questi, sono... Non ho capito? Non sono lampadine LED queste, no? Sono LED. Ah, tutte LED? Sono strisce LED. Tutte colorate, in vari colori? Sì. Ho capito. E cosa costano? Ah, dici... Quella 10. Ho capito. Bella, bella. Cosa costa l'oggettino lì? Come, scusi? Per il giornalista? Ah, bene, grazie. Ma non mi pare che li avete già fatti avere alla Epli, in via Epli, no? Li avranno. Ah, li avranno. È appena uscito allora, ho capito. Sono belli. No, perché rendono l'elettronica simpatica, cioè... Semplice da fare. Esatto, esatto. Senza saltare, senza... Sono anche molto interessanti queste reti neurali fusi a logica sfumata. Animali esotici di compagnia, addirittura il 1 e 3 maggio, 29 maggio invece entra a rialzo gli oggetti vintage di Corriate che offre di più. Questa è la mostra del Hola.
micro anche. Guarda, è quello.